domande e poi colleghi. Antonio è partito anche me. Prezzo stampa di mister la terza dopo Casarano, una prima domanda del blocco, prego. Allora, mister la terza, un Casarano diverso oggi. Si vedeva sin dalle prime battute, 97 minuti tiratissimi sul piano anche atletico, oltre che tattico e tecnico. È un centrocampo che mi consenta, mister, ho visto finalmente vitale, finalmente completamente vitale. Vittoria che probabilmente scaccia i fantasmi di una crisi. Buonasera, sì, una bella vittoria, gran bella partita, sia da una parte che dall'altra, ma penso che Casarano aveva quel piglio in più, quella determinazione in più. Io penso che sia stato un Casarano con tanta voglia di voler vincere questa partita, non che nelle altre non sia stato, anzi io penso che nelle altre partite anche si è vista una squadra con determinazione, con voglia, con tanta voglia di emergere anche dal punto di vista tecnico-tattico. Però abbiamo commesso degli errori. Questa partita io penso che siano stati perfetti, se non solo in occasione del rigore, dove penso che ci sia o non ci sia, non lo so, ma ci siamo fatti trovare un attimino scoperti su quella palla. E abbiamo rotto la linea, abbiamo lasciato quello spazio, loro bravi a infilarsi, e da dove è nato il rigore. Però per il resto penso che siano stati bravi a soffrire, a non perdere mai la lucidità e la determinazione, palla su palla, duello su duello, e bravi tutti poi a giocarsela fino alla fine. Sono contento per la vittoria, soprattutto per i ragazzi, perché in queste settimane li ho visti sempre con la testa bassa, quando poi, dopo anche ottime prestazioni, non si è riuscito a portare a casa il risultato. Sono contento per i tifosi, perché finalmente li ho visti gioire a fine partita, e sono contento per la società, perché effettivamente ci va a lavorare bene senza mai farci mancare nulla. Però non abbiamo fatto nulla, assolutamente. È solo una partita che ci dà la possibilità di lavorare in settimana con più serenità, però ci abbiamo tanto da lavorare, ci abbiamo tanto da migliorare anche dal punto di vista della mentalità. Adesso dobbiamo essere bravi a continuare questo percorso, e cercando di sbagliare il meno possibile. Mister, il gol di Gambino, io l'ho definito in diretta un Eurogol, ha stoppato il pallone al volo e rimanendo in traiettoria ha tirato con l'altro piede, gol strepitoso. Giocatore che ha sorpreso tutti oggi. Sì, ma penso che neanche nelle altre settimane abbia fatto bene. Oggi ovviamente la vittoria fa vedere un po' tutto più bello. Però in occasione del gol penso che un gran lavoro l'abbia fatto anche Raikovic, mantenendo palla, girandoci e mandando Falcone sul fondo. Gran palla di Gigi e bravo poi Gambino a chiudere l'azione. Penso che nel primo tempo avevamo avuto un'altra situazione così, dove con Giannini siamo arrivati sul fondo, traversone, non abbiamo chiuso il secondo palo. Ho Anche detto... Concito, anche Concito nel primo tempo un'occasione meravigliosa. Ho detto nella conferenza pre-gara, noi su questo dobbiamo migliorare tanto, perché tante situazioni arriviamo lì o sbagliamo l'ultimo passaggio, o non chiudiamo, riempiamo l'aria o non chiudiamo il secondo palo, e tante situazioni poi importanti vanno a finire male. Su questo dobbiamo migliorare sicuramente. Mi unisco ai complimenti, mister. Grazie, giro ragazzi. Ritiene che sia l'assetto che ha un futuro questo? Ah, guarda, io l'ho detto anche nelle altre conferenze, io ho fiducia in tutti i ragazzi perché li vedo ogni giorno, so quanta determinazione hanno, quanta disponibilità mi danno. E se si vuole fare un percorso importante, questo è un percorso lungo e difficile, quindi se si vuole fare un percorso importante dobbiamo avere tutti a disposizione, e questo è un assetto che oggi ha dato tanto, però anche chi è entrato ha fatto bene. Abbiamo fuori giocatori importanti come Versenti, Munoz, Aieti, Verdecchia, oggi... Voglio sottolineare il grande sacrificio di Raikovic, perché non doveva giocare, il grande sacrificio di Perez, che non si è allenato tutta la settimana e si è reso disponibile. Questo è lo spirito giusto, lo spirito di un gruppo eccezionale, grande base per fare un campionato importante. Lo ripeto, oggi non abbiamo fatto nulla, siamo contenti tutti per questa prima vittoria che ci mancava tanto personalmente anche a me, e adesso ripartiamo da questa. Era quello che si aspettava, era la gara che si aspettava. Sì, è la gara che avevamo preparato. Sapevamo che loro sarebbero venuti a prenderci alto, ci avrebbero fatto giocare, avevamo preparato la palla alle spalle della loro seconda linea. In alcune situazioni non abbiamo attaccato bene lo spazio, in altre siamo stati bravi, però era questa la partita che mi aspettavo, certo, non volevo passare in svantaggio. C'è da definirla una grossa iniezione di fiducia per il futuro prossimo e lontano. Ah, guardi, io la fiducia l'ho sempre avuta. Quando ho accettato di venire a Casarano l'ho fatto perché ho veramente fiducia di tutto l'ambiente,
so che per diversi anni si è cercato di fare un campionato importante, magari non si è riusciti ad arrivare alla fine. Però io quando ho accettato ho tantissima fiducia, sicuramente non sono i primi risultati a toglierlo, quindi di conseguenza questa vittoria è una vittoria che aspettavamo, però adesso dobbiamo ripartire da questa perché 4 partite senza vincere onestamente non mi è mai capitato. E ho passato anche io un mesetto un po' particolare. Mister, volevo unirmi anch'io al discorso del centrocampo, nel senso che mi è piaciuto molto come l'ha sortito quest'oggi, con De Luca che ha fatto anche da filtro, no? Per la difesa, ha combattuto solo il pallone, e anche il lavoro di Gambino, che era un migliore parte, è stato importantissimo. E poi volevo sapere cosa hai pensato dopo l'annullamento del gol su quello schema bellissimo che Rajovic aveva concretizzato. Non dico cosa ho detto, però effettivamente è stato un peccato perché è stato giusto con i tempi giusti, sia nella palla di Giannini che nel movimento di Falcone, nell'attacco alla porta di Rajkovic. Peccato, peccato, però ci riproveremo, non so se era da annullare oppure no, però sono contento. Quanto riguarda il centrocampo, De Luca ha fatto una gran partita, ma De Luca lo conoscete meglio di me perché l'avete avuto l'anno scorso. È arrivato in ritardo perché purtroppo non stava con noi dall'inizio, è arrivato che aveva bisogno di qualche settimana di lavoro, però io voglio sottolineare che oltre a De Luca, anche Sergini domenica ha fatto una gran gara e Cerutti è un giocatore importante. Tra questi c'è Tiandu, un ragazzo del 2005, noi abbiamo bisogno del 2005 e lui per me ha grande prospettiva, bisogna aiutarlo, bisogna farlo lavorare e credere in lui. Ora è più facile affrontare le due trasferte, anzi le tre trasferte. Ma ripeto, non deve cambiare niente per me.